Eccoci, squilla il telefono, squilla il telefono. Vediamo chi sarà, perché io non so mai chi chiama. Pronto? Tanto di ritrovo, male, che c'è gli esseri, temevo, è buono, temevo, male. Temevo l'arrivo di Jonathan. Metti più forti, che c'è il suo Bobby, no? Esatto. No, perché io pur bestia, male. Perché lui si sente un po' ispirato ma da com'è che sia così presto, che ancora, male, è presto, ancora non è manco l'una, male, è l'una meno 10, esatto. Che sia presto completo. E appunto. Appunto, ma quella, ah, signor La Rosa. Appunto, l'ho detto io, sono signor La Rosa. Ma già pigliavo il telefono, ma scusate, sì, la Rosa, sì, c'era la musica dello zio Bobby. E lo so, io ho detto che Bob Marley ti ispira, no? No, ti stimola, ti certo, stuzzica. Mi stimola, certo. Ma poi oggi sarebbe stato il compleanno. Pinocchio oggi è una malaiunnata, signor La Rosa. È una malaiunnata perché lo zio Bobby avrebbe compiuto 78 anni. L'abbiamo detto più volte. Sa com'era Stura, sa com'era? Se aveva 78 anni, com'era? C'aveva tutti i dreadlock bianchi, no? I capiti tutti imbicati. I capelli rasta. Senti, come stai comunque? Ecco, mi fa piacere parlarti, vorrei parlarti in maniera un po' più serena. Ma che si dice? Ma comunque, ma perché mi sta parlando di questa maniera, signor La Rosa? Sì, perché è successo? No, niente, vorrei sapere da te cosa è successo, come stai? Non mi è successo niente, io sogno tutto a posto, e lei invece tutto bene? Sto bene. Siamo sicuri che lei è tutto a posto, tranquillo, lei non ti può salutare, va? No, io perché non fuma, non vivi, vero? Non bevo, lei niente, tranquillo. Io sono tranquillo, giusto. Sicuro, sicurissimo. Ma vabbè. Tutti sti cosi, un'energia pazzesca. C'ho un'energia vitale che viene fuori. Niente, manchi integratori, niente. No, io mangio bene, cerco di mangiare bene e ho passione. Come hai visto le camacci, noi ci andiamo a spaccare i cirivetti, io invece ne scivo di sta maniera, di sta maniera. È naturale. Comunque siamo capi che ora stiamo riparando per il carnevale. Certo, si avvicina il carnevale. Certo. Stiamo facendo bello gruppo in maschera, tutti i vari nuaggi, tutti assieme. Mm-hmm. Sì, stiamo già esterno. E che gruppo state organizzando, ragazzi? Un gruppo di supereroi. Ah, bene. Quest'anno ci trasformeremo tutti in tanti supereroi. Siccome va di moda sta cosa della Marvel, certo, no? Certo, come no? Perché ci sono un sacco di supereroi. Per esempio, Pippo Breccio di Ferro vuole fare il Breccio di Ferro. Che bestia. Breccio di Ferro, chi è l'eroe dei Marvel? No. Siccome Breccio di Ferro vuole fare il Breccio di Ferro. Resta in tema, dai. Sì, ma Breccio di Ferro, personaggio dei cartoni animati, non è che c'aveva un razzo di ferro come Ito, si chiamava Breccio di Ferro per una metafora, giusto? Ho detto bene, signor La Rosa? Sì, perché poi tu lo sai, mangiava gli spinaci e diventava forte. Quindi diventava ma di ferro. Ma gli spinaci invece li fumavamo e diventavamo bestie. No, completamente, certo. No. Ma ci si l'ha fumato mai gli spinaci, signor Io non fumo neanche le sigarette. Non si fa, allucinante appunto. Si fuma gli spinaci, su via una capare Olivia, ci pare buona. Sì. Ricchissimo Breccio di Ferro si mangiava. Certo. Oh, si poteva essere innamorato di Ricchita che era, ma di chi scopa? Onestamente. I propri gusti. Non è per fare un po' di scemiche, no, però per anche se di scemiche ma... per maritare Ricchita. Ma poi dico, Pisellino di cui era figlio, lei l'ha saputo mai. A pattineva questo figlio. Cioè, questa Olivia, così era una ragazza madre. Cioè, può darsi, di forza, sì, no? Può darsi, sì. Perché sto figlio di cui era? Ma era lei... suo figlio, era suo nipote. Ma lasciala perdere. Era figlio di suo sorello, di cui ma era perché suo... ti vengono questi pensieri? Scusa. Chi Bruto, da Timoteo, come si chiama Bruto? Cioè, Bruto. Chiama Bruto, cioè, chiama Timoteo. Dico, era zitto, era l'amante, come non lo combinavi. Bruto ci provava. Ma siamo unito. Ma poi c'era io che si mangiava i panini, Poldo. Ma era anche te animato il cioppo bestia. Comunque, Breccio di Ferro, vuoi fare il Breccio di Ferro? Invece, sì. Melo Sugaito, conosci lei Melo Sugaito? Con te ormai comincio a conoscerlo. Allora, sì. Melo Sugaito, non ce l'ho presentato mai, signor La Rosa. Si chiama Melo Sugaito perché lui c'ha il pollice verde. Ah, ha capito? Ho capito. Ma non è che è uno che ci piace, chissà, ci tiene di gerani in dobacone. Ah, no? Casimina, chissà, c'è una piantina di balici con cipiglia. No? Ah, tipo, chissà, c'è una che può essere una donna che c'ha il pollice verde, va? Invece... Che ogni pianta che tocca c'è diventa bella, no? Io c'ha il pollice verde perché a furia da rullare c'è diventato pollice vitti. Ma no? Non le devi neanche ha dire queste cose assai, allora è proprio vitti di materiale. Vabbè, ora quando siamo fagli che non ci avevamo manco un euro in da secchietta noi ci pinanira a cuccare copie completamente senza niente, sì. Tiriamo una sucata andoito di Melo Sugaito e ne dormisciamo e c'è ma un bello schifo, signor La Rosa. Ma che troppo bello, e tu si con i don da oca. Ho capito, ma lui si chiama ma Melo Sugaito, ma lui lo può fare, no? Vuoi col suo dito. Beh, lasciamo Melo, perdere Melo Sugaito c'ha un cane, sì? Che si chiama Rizla. Rizla è un cane da cartina.
Com'è che c'è il cane da tartufo, no? E io che ti do conto. Com'è che c'è il cane, chissà, c'è da, chissà, da riporto, tutti questi cose qua. Sì, sì, ma sì. Cioè, il cane da cartina. Il cane da tartufo, fiuta il tartufo e lo va a scovare. Sì. Invece il cane da tartina fiuta o tipo che la cattina ammucciata andata secchietta, ma quando tu ci dici male che è una cattina, io che ti dici no, uno sciucani, picchi a baia e noi ci scopriamo, ha capito signor La Rosa? Vabbè, guardate, si chiama Rizzola, il cane da cartina di Melo Sugaito. Guardate ragazzi, non lo dovete fare queste cose, poi ci sono altre maschere, così chiudiamo questo collegamento, no, sul carnevale. Lei, scusi, secondo lei Melo Sugaito di che cosa si veste a carnevale? Non lo so. Sugaito si veste di Megalo Melo Man. Megalomelo Man. Chi tu sono? Ah, ma chi sono delle femmine giapponesi che erano iangati, pugna, pirati. Me lo ricordo. A tipo karate, a tipo Bruce Lee, a presente, no? Bruce Lee. Ido si chiama Melo Sugaito. E si veste di Megalomelo Man. Va bene. Ah, poi all'Icamassi si veste di uomo ragno. Anche perché certo, ci vieni facile, signor La Rosa. Io non sapevi chi si chiama Allicca Mastice, non ce l'hai detto mai? No, non me lo dico. Allora, il vero nome di Allicca Mastice è Marcello, lei non sapeva. Marcello? No. Si chiama Allicca Mastice perché ha leccato tanti ritigattini, ma ormai la colla Ido la produce direttamente con le papille gustative della lingua. Ma che? C'è una specie di cosa sotto la lingua, la ghiandola, che riproduce proprio la corda precisa delle cartine. Mamma, che ormai mia, è come mamma. Mille chiodi, è in grado di impiegare con la saliva qualunque cosa. Che nasso pace, certo. La lingua allucinante, all'incamaci se si gioco penso, almeno a qualcosa serve. Ora io che faccio, lì che ida e si impica in dei muri, hai capito? E a chiana tipo l'uomo ragno, ah, cioè, si veste, ho capito. Certo, si veste di uomo ragno. E poi io invece mi vesto niente, ecco, io niente. L'ultima domanda, tu di cosa ti vesti? Ma non lo so, ancora sono insicuro, mi voleva vestire di Batman. Però non lo so, signor La Rosa, Batman è un supereroe sciano. Ah. Ma perché è strano? Una vola, non c'avevi la vista supersonica, non c'avevi. Non però, è come Superman. Però c'ha le cose, no? No, le cose ce l'avevi l'uomo ragno, magari lei è confonduto, va bene, va. No, ragione. Il mio Batman non mi è piaciuto mai. C'è cammina a camaglia, un comodurino. Ma io pistrello, sì. Supereroe che bola, ma poi così piviscello e cammina in camaglia, ma chi supereroe sì? Non sai, c'è a pensare, signor La Rosa, non allora, non giurico, pensaci, il carnevale ormai è imminente, certo, quindi ci siamo. Va bene. Avanti, la saluto allora, arrivederci, signor La Rosa, è stato un piacere, ci ha messo ogni tanto una canzone a Pinoacci, va bene? Abbiamo messo Ruzzo Bobby. Stavolta siamo tanti auguri, zio Bobby, ovunque tu sei, all'Icamassi, c'è Mancini Nau, c'è che era compleanno oggi. Ciao. Alla Catania. Tutto cori.